maggioranza vergognosa oggi in aula sulla modifica della legge 23, che è la legge sanitaria lombarda. Hanno chiesto la sospensione ben 4 volte della seduta d'aula per mettersi d'accordo, ma per mettersi d'accordo non per questioni che riguardano i cittadini, ma per mettersi d'accordo su questioni politiche, ad esempio sulla nomina dei direttori generali, sull'intramenia allargato, che in pratica è la libera professione esercitata fuori dalle mule ospedaliere, e sul controllo dei bilanci. Veramente una seduta d'aula vergognosa. I cittadini lombardi non meritano questo. I cittadini lombardi meritano una sanità pubblica. Oggi in aula abbiamo ribadito più volte che noi, sia a livello regionale sia a livello nazionale, vogliamo la sanità pubblica. Oggi il tempo di attesa per una visita è improponibile. Chiamando da privato, quindi pagando il servizio, non esistono liste d'attesa. E ancora oggi, un'altra volta, la maggioranza, con l'appoggio di Lega, Forza Italia e il gruppo Misto, ha votato ancora una volta la privatizzazione del sistema sanitario lombardo. Basti pensare che la Giunta ha eliminato una norma che prevedeva i controlli sui bilanci delle strutture private accreditate. Quindi potrebbe benissimo capitare che domani mattina uno di voi vada a fare una visita presso una struttura privata accreditata e questa stia sull'orlo del fallimento. Mi immagino con che tipologia di prodotti e strumenti questa azienda possa operare in campo sanitario. Ma la cosa ancora più scandalosa è che la Giunta ha accettato in definitiva il reinserimento praticamente di test per la valutazione di coloro che diventeranno successivamente direttori generali. Prima la Giunta aveva abolito questo punto che era nella legge, poi a seguito di un emendamento è stata reinserita dentro nella legge. Quindi totale confusione nell'ambito della Giunta della Lombardia sulla sanità, ma soprattutto i direttori generali continuano ad essere di nomina pubblica e quindi assolutamente il merito non è di casa in Regione Lombardia.